affrontare il mercato globalizzato e sempre più competitivo non è necessario ampliare la propria azienda, ma gestire in modo sapiente e innovativo le risorse umane, l'aggregazione imprenditoriale e le opportunità offerte dal Made in Italy. Chiunque tenga la propria salute sa che l'esercizio fisico è un'attività imprescindibile. Trasferendo all'impresa questo concetto, Confartigianato Vicenza ha pensato di proporre agli associati del sistema produzione una sorta di allenamento della durata di 12 mesi che faccia bene alla propria azienda. Non a caso il progetto si chiama Palestra d'Impresa e intende fornire ai partecipanti gli strumenti per fronteggiare in modo proficuo la frenetica trasformazione dei mercati. L'obiettivo è quindi quello di aiutare le imprese a essere più competitive anche attraverso il miglioramento delle strategie di vendita, dei servizi complementari al prodotto, delle capacità di analisi del mercato e della diagnosi energetica. Come annunciato nella scorsa puntata, gli incontri si sono avviati questa settimana e altri sono già in calendario. Il 26 giugno a Vicenza, per i settori meccanica ed elettromeccanica, si terrà un appuntamento preparatorio a 4 meeting d'affari con imprenditori tedeschi ed austriaci programmati a settembre. Il 9 luglio ad Arzignano verrà replicata la serata sul tema La sfida dei piccoli business del mercato globale. Il manager Sebastiano Zanolli è uno dei relatori. Il tentativo è quello di stimolare la riflessione in maniera che il giorno dopo, anche da un punto di vista psicologico, insomma, la sfida sia più accettabile. Perché quindi è importante venire a questi incontri? È importante perché è un momento di respiro in cui si vede che altra gente ha gli stessi problemi, ci sono degli spunti interessanti sui quali riflettere e su cui magari poggiare i pilastri di nuovi ragionamenti imprenditoriali. Per informazioni e adesioni, rivolgersi all'ufficio categorie provinciale.